Amici speciali, seconda puntata. Alberto Urso, campione. La seconda puntata di Amici speciali, insieme per l'Italia, si apre con la presentazione dei giudici, ma Maria De Filippi ne approfitta subito per fare uno scherzo a Sabrina Ferilli. L'attrice è stata fermata da alcuni poliziotti che volevano arrestarla. Ma inizia finalmente la gara con l'esibizione del ballerino Umberto per i blu, Gaia Gozzi per i bianchi. Subito dopo è il turno di Alberto Urso, che anche questa volta è la conduttrice, ne approfitta per mettere in imbarazzo il tenore e la cantautrice, neovincitrice. Alberto sembra davvero cotto di Gaia, ma lei non pare troppo interessata alla faccenda, nonostante lo definisca bellissimo e bravissimo. Si esibiscono poi i ballerini Andreas e Alessio, per poi lasciare spazio a Stash e i Colors. Piccolo momento divertente perché dopo le mozzarelle di Stash, mai arrivate alla giuria, Gaia e Giordana si sono presentate in studio con un carretto di mozzarelle, babà e sfogliatelle per corrompere la giuria, come fa il leader della band. In realtà è abbastanza palese che nessuno vuole corrompere nessuno, anzi i concorrenti sembrano tutti molto amici, con una grande voglia di divertirsi. Per la Magic Ball, Alessio Gaudino contro Alberto Urso. La prima manche viene vinta dai blu e il primo campione è proprio il cantante. Con questa vittoria, anche grazie a Team, si è contribuito alla donazione di 10.000 mascherine e 10.000 tamponi. Maria De Filippi ritorna con la gara dei giudici. Questa volta parte una vera sfida tra Giorgio Panariello e Jerry Scotti. Panariello imita il suo Renato Zero, Jerry ci prova con Zucchero. Alla fine a vincere è proprio il conduttore. Parte la seconda manche, balla Vier, canta Michele Bravi. Giordana Angi, che ha ritrovato finalmente il suo entusiasmo, dopo la performance balla anche la Macarena insieme al suo ex prof preferito, Rudy Zerbi. Si esibiscono ancora Gabriele Esposito, Random e Irama. E di nuovo il momento della Magic Ball. I bianchi schierano Michele Bravi, i blu Gabriele. Questa volta sono i bianchi ad avere la meglio e a vincere la manche. Il campione è la vera rivelazione di questa nuova versione di Amici, Random. Con questa vittoria si sono ottenute due apparecchiature per la terapia intensiva. E di nuovo il momento, Maria De Filippi, giuria. La conduttrice chiama Sabrina Ferilli, ma l'attrice preferisce che anche Maria faccia la stessa cosa che ha pensato per lei. La prova? Una sorta di yoga. Momento decisamente più divertente è quello pensato per Gaia Gozzi. Dopo aver cantato la sua Coco Chanel, la cantautrice viene accusata da una conduttrice radiofonica di plagio. Il suo grande successo Scega sarebbe stato copiato. La Gozzi è convinta del contrario perché il brano è nato tutto da lei. Gaia ha poi capito che si trattava di uno scherzo davvero cattivissimo e si è messa addirittura a piangere perché non poteva crederci. La gara prosegue con i The Colors, momento Armor Cord per Stash, che ricorda il suo provino ad Amici e la stima per Maria. In questa terza manche i cantanti e i ballerini si esibiscono tutti e vota il pubblico da casa. I proventi verranno tutti devoluti alla protezione civile. Per il televoto sono i blu a vincere questa terza parte del programma. E questa volta sono stati bloccati ben 25.000 tamponi. Il campione prescelto dai concorrenti è il ballerino Gabriele Esposito. Piccola pausa e il solito divertimento di Maria De Filippi. Poteva mancare qualcosa per Rudy Zerbi? Questa volta il prof di canto è stato legato su una struttura con una ruota girevole a 45,90 e 360 gradi, passando pure per una piscinetta piena d'acqua. Un gioco divertente solo per la conduttrice, evidentemente, che ormai con Zerbi esagera sempre di più. Rudy non era d'accordo con questi giri, tanto che alla fine passa le minacce. Il prof di Amici chiede di essere slegato, altrimenti si abbasserà i pantaloni. Rudy Zerbi, non vedendo alternative, si abbassa davvero i pantaloni ed è pronto a togliere persino le mutande. Non solo però, insieme a Jerry Scotti, Maria decide di far provare a Zerbi anche l'ebbrezza della prova del fuoco. Lui, per niente felice, anzi affermava di bruciarsi. Ma non si sta esagerando un po' con quest'uomo? Chissà cosa organizzeranno per lui nella prossima puntata. Ma ritorniamo alla gara dei ragazzi. I tre campioni sono Alberto Urso, Gabriele Esposito e Random. A decidere il campione assoluto della puntata sono proprio loro stessi, che alla fine decidono di incoronare il giovane tenore.
Che ne pensate di questa terza puntata di Amici Speciali? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.